E ragazzi, 17° contratto da Fixer. Inizia la terza parte di contratti da Fixer. Ripeto, questo è il numero 17 e sarà ancora a portare il veicolo tranquillo. Esattamente come l'ultimo, saranno due veicoli da portare da punto A a punto B in un limite di tempo. Partiamo dal primo. Minchia, se io scavalco così, tipo, poi mi raccattano col cucchiaino. Sta musichina non è mica male. Via. Attenzione, attenzione, attenzione. Cazzo, è lontanissimo. Minuto e mezzo, 2 chilometri. Tosti, però. Volendo. A tavoletta ci si può fare. Che poi questa distanza lui la calcola in linea d'aria, a differenza di GTA 5 che ti calcola il percorso. Quindi a volte perdi parecchio tempo. Ok, dai, ci si fa, voglia se ci si fa. Oh no! Era in tonza! Va bene. Certo, potevi anche essere un pochino più clemente, eh? Nel senso, mi ci ero fermato. Ok, allora, prossimo. Sì, magari prima lo fai salire. Cazzo. 1 minuto e mezzo. 1600 metri, ma sono tutte curve. Qua c'è da spingere a tavoletta, ma fino a un certo punto, perché raga, ripeto, ci sono tante strade in obliquo da percorrere. Ora da qua dovrebbe essere tutto dritto, via. Ok, ha un'accelerazione un po' farlocca questa macchina qua, però una volta che raggiunge la velocità massima spinge veramente tanto. Via, senza perdere tempo, che già qua ne perdo parecchio. 35 secondi. 30 secondi. Ci si fa. 400 metri ci si fa. Alziamo il ponte, giusto così perché ci va. Anzi, prendiamo anche un bello slancio. 20 secondi. 17, 16, 15. Ma ci si arriva ragazzi. Sono due veicoli. C'è segnato sopra a sinistra, ho imparato. La retta via. Con 11 secondi e 66 di vantaggio. 17 contratti su 40. 18° contratto da Fixer. Che bello sto punto della mappa. La zona ovest, ragazzi, è bellissima. Vediamo cosa ci chiedono. Apriglio. Apri il culo. Il contratto è chiaro. Devo trovare ed eliminare queste persone prima che scappino. Ok, nice. Abbastanza easy. Cioè, easy per ora. Neutralizza il bersaglio e allora dritti. Quello là è lo stadio, sì. Giù. Togliti di culo. Cazzo quanto corre. Vabbè, ma credo che qua neutralizzarlo non sia un problema. Spero. Adesso scappa, raga. Adesso scappa bene. Il
problema è che se non mi dà strumenti per neutralizzarlo, tipo questo. Buono. Dove scappi? Dove scappi? Dove scappi? Dove scappi? Che ti piglio? Vabbè, dai, contratto da Fixer Basic. Super Basic, il cacciatore. $3,000. Buttali via. Andiamo al prossimo. 18 su 40 completati. 19esimo contratto da Fixer. Vediamo cosa succede. Te sei golosissimo, però. No, 1800. Mica si buttino via. Vieni qui. I poliziotti aspettano solo che qualcuno rubi questa moto, il che vuol dire che una volta presa dovrò scontrarmi con il sito. No. Vai, che dito in culo. Già l'ho capito. Già l'ho capito, ragazzi. Un modo per andare su è rubare una macchina. Anzi, potrei anche andarci a piedi volendo, eh. Eccola qui. A tutte le unità, a tutte le unità, supporto aereo in Ok. Oh, cazzo. C'è tipo una rampetta. Vabbè, però posso fare questo. E come se lo posso fare? Oh, te l'hanno messa apposta la fuga così, quanto cazzo adoro. Certo che potevi anche atterrare sui binari, brutto coglionazzo, eh. Addosso. Vieni, vienimi addosso. Servono rinforzi ora. E io me ne vado così. C'è il blackout del sito S, vaffanculo. Unità potenziale. Sono 3 stelle, ok. Aspetta, è scappato, godo. Mi sta perdendo. Non posso alzare i ponti. Ok, ci siamo. Ragazzi, la svigno, sono un mito. Centrale, il sospetto è sparito. Godo, il sospetto è sparito, godo. Dov'è il punto di consegna? Mi raccomando, dammelo un culo, eh. Oh. Andiamo e torniamo indietro. Stazione sito S autorizzata. Avvio ricerca del sospetto. Ok, allora è verso destra, tipo. Minchia, zio. Oh, poi uno più là, no, eh. Che deve essere tipo rapidissimo ed evitare le scansioni. Ok, le sto evitando per ora. Mi sa che qua mi prendono. Invece no. Hanno spostato la scansione, ma qua mi prendono. Bello che si spostano, bello, godo. Non vi fermate qui. Ok. Sarebbe bello tenersi tipo sempre sotto il 70%. Cazzo. Rapido, Aiden. Rapido. Buono così. Posso fare questo? Certo che posso. E come vi vado un culo quando faccio così? No, nel mezzo. L'abbiamo attraversata. Madonna, questo è un contratto da Fixer che mi sta piacendo un sacco, ma prevedo tante dita nel culo se non arriviamo tipo il prima possibile. Sono ancora 800 metri d'ansia. È
È vero che sono scansioni per ora molto blande, perché non trovandomi è difficile per loro riuscire a identificarmi, ma tanto lo so che qualcosa prima o poi andrà storto, perché nei videogiochi così tipo è prevedibilissimo. Ok, questa manco m'ha sfiorato. Ormai noi a Pony ci abbiamo preso la residenza, tutti i contratti da Fixer, Covid della banda. Non lo troviamo. Godo! Abbiamo evitato tutte le scansioni. Ok, adesso l'obiettivo primario è non rompere la moto, sennò c'è da rifare tutto da capo e mi rode il culo. Però non hanno fatto le scansioni, E ragazzi, eccoci arrivati. Sani e salvi. Artista della fuga, 4 minuti e 11. Chef Kiss. Chef Kiss proprio. Questo contratto da Fixer sancirà la metà di tutti i contratti presenti nel gioco. Siamo al porto, che bella zona che è. Mi ricordo qua un amarissimo rilevamento crimine che è durato 7 minuti perché c'è stato un inseguimento della Madonna. Comunque, sorvoliamo. Andiamo a questo contratto da Fixer. Devo solo localizzare il ladro, recuperare le informazioni che ha preso e poi sbarazzarmi di lui. Ok, dov'è sto veicolo bersaglio? È dall'altra parte, tipo. Sembra tipo essere una moto, una cosa del genere. Una barca! Spicy! Super spicy, non potevate darmi la metà migliore. Nel senso, non potevamo festeggiarla meglio la metà dei contratti da Fixer. Scarica. Che cazzo vuol dire scarica, raga? Ah, ok. I dati. Capito, ma se non corre più di così, che devo fa? E corri! Ok, siamo a metà. Dobbiamo stare sotto i 45 metri praticamente. Potevo girare il ponte, che palle. No, 96, che... No. 899 100. Ah, perfetto, non mi potevi scaricare in un punto migliore. Oh no, cazzo, aspetta. Ah, ok, è una macchina. Allora ho fatto bene a scendere. Datemi una macchina però. Dov'è il bersaglio? Aiuto. Ok. Otteni un veicolo. Zio, mi devi dare un secondo. Non disponibile durante le missioni. Che palle. Vieni qui te. Oddio, so chi è messo peggio con la macchina. Ah, di certo non una limousine. Fuori. Tommy, dimostri un pochino. Ci prova. Ora ci pensiamo noi. Fium. Il mio mezzo è da buttare. Il tuo mezzo è da buttare e il tuo intero? Battuta di merda.
come mia consuetudine. Ste merde! Addosso all'auto! Boom! Andate, poi vi raggiungo. Ma come ci raggiungi, coglione? Ma come ci raggiungi? Con cosa? A nuoto? Ponte dopo è alzabile? Ma tu devi veramente morire. Devi morire male. Devi morire male. Ma io passo lo stesso. Sti cazzi. Godo. Va, trovatevi un altro ponte, coglioni. Cavolo, ma dove è andato? Tu sapessi. Ma tanto c'è una macchia di merda, quindi mi recuperano per forza. Ma già ripreso. Ne ho abbastanza, se n'è andato. Godo. Ah. Neutralizzato un altro. Ormai sto solo neutralizzando veicoli in queste missioni qui. Oh, alzati i paletti. Vabbè, tanto poi loro fanno il giro. Perché non stabilisco io il percorso. Muovimi la visuale, grazie, grazie. Cazzo, si è rotta. Occhi alla strada. Porta occhi aperti. Dove andiamo? C'ho batteria. Ok. Adesso fammi acquistare un po' di terreno. Bello sto contratto, è difficile in culo, però è bello. 6%. Mi sono rotto di cercare questo stronzo. Basta. Certo, una macchina più di merda la potevo scegliere, eh? Ti chiudo il cancello. L'ha riaperto. No, vabbè, ma assurdo. Perché non lo posso neutralizzare sto stronzo? Fanculo. Devo ricapparlo subito. Ok, sotto i 40 metri devo stare. Dai, 90, 91. Si è bloccato. 98, 99. Ok, adesso arriva il bello. Ma quando lo neutralizzo questo? Big question. Macchina di merda però, raga. Ok, così. Cosa?
ma è sfuggito alla neutralizzazione, cos'è? Vabbè, 10 minuti di contratto. Oh, sta scappando a piedi, ma l'ho distrutto, l'ho sfatto. Oh, buffering. La faccia del buffering, raga. 8 minuti e 35 di missione. Vabbè, 4.000 denari. Dollari, pardon. 20 contati da fixer su 40. Siamo a metà e qua tutto esplode. Ok. 21esimo contratto da fixer, ragazzi. Abbiamo fatti 20. Vediamo cosa ci chiedono. Ormai dico sempre le solite cose. Recuperare i dati che ha rubato e poi sbarazzarmi definitivamente di lui. Ancora una volta robe da scaricare. Penso che sia il contratto di punta in questo momento qua. Va, ci sta. Però vediamo poi, una volta raggiunto il veicolo, cosa succede. Ok, però se li stai tipo a una distanza normale non si accorge, però insomma deve essere una distanza molto molto lontana. Meno male c'è una macchina che corre. Ho potuto alzare il ponte, che palle. E forse l'importante è non sbatterci contro. Può darsi, eh. Meno male non l'ho toccato. Che palla, frenato. Va bene adesso, allora. Niente pietà. Adesso gli vado addosso. Ma che vuoi fare con quella Jeep di merda lì? Tanto non me ne sono accorto, ero tipo già 75, buono. Venitemi addosso, allora. Beh, detta così è bruttissima, però in questo caso ha senso. Che bello che qua si possa buttare giù veramente tutto. Sulla fiancata. Sto bastardo. Zio, ci ve l'ho ucciso, che ci posso fa? Ok, è arrivato il neutralization time. Comunque capisco perché non può neutralizzare prima di aver completato di scaricare i dati, insomma, di aver completato il download, ecco. Perché semplicemente se tu neutralizzassi probabilmente rompiresti i dati e allora tutto diventerebbe inutile. Adesso lo colpisco. E ovviamente non sapendo questa cosa faresti un rage che la metà basta, quindi ha senso. Dato che siamo tipo in culo a Gesù e non c'è nessun punto per neutralizzarlo. This is the problem. Nonostante tutto rimane in piedi, eh. Adesso gli vado addosso. E muori, bastardo. Però
Però almeno qualcosa della macchina ha perso. Neutralizzato, godo. Ora lo butto fuori strada. Merda. Ok, dati segreti completato, ma sono ancora momentaneamente inseguito. Tipo, sì. Però potrei fare questo? Volendo? Che palle. Vabbè, posso capire durante l'inseguimento della polizia, ma durante l'inseguimento dei Vassura mi pare un po' troppo, anche perché adesso veramente devo liberarmi di loro. E non sono neanche in una zona di mappa così comoda, ecco. Oh, vediamo se è così li ferma. Cavolo, ma dove è andato? Ok. Anche perché la strada è finita, raga. Quindi, buona. Buonissima. Fuga riuscita. Il dissuasore mi ha voluto bene. 21 contratti su 40. Senti come romba. 22esimo contratto da Fixer su 40. Siamo a Pony proprio. Guardate qua, nell'estremo nord della mappa. Tutto troppo facile. La cosa mi preoccupa. Già, vero? Che di solito finiscono male. Non promette bene. Prendi il veicolo bersaglio. Ok, quindi ho il tempo. O sono i Visseroa o è la polizia. Di sicuro non dobbiamo scaricare dati né niente questa volta. Non è che magari è entrato qua la Bloom. Intanto manca una certa sensazione che se ha dovuto venire a prendere il veicolo qua. Comunque per adesso niente. Ma tutto troppo tranquillo. Dov'è la destinazione? Un culo. A tutte le unità. Eccola. Adesso non lo faccio più. Richiediamo accesso al... Grazie per il salto. Oddio. Che cazzo però. Ferma il veicolo. Ripeto, non abbiamo una buona posizione. Ci spostiamo. Ok, qualcuno verrà neutralizzato. Grazie. Questo taglio è stato buonissimo. Non era sfondabile. Tu sei da solo, con la striscia chiodata. Grazie. Arrenditi, accosta. Gli andiamo addosso. Il bello è che poi una volta scappato mi cambiano la destinazione. That's the problem. Spero veramente che non me la cambino. Fermo, accosta. Fermarti. Ti ordino di andare a fanculo, guarda. Con tutto e il corazon. Fermo. Come macchina non è male, ma quelle che mi scelgo io ogni tanto sono assai meglio, ecco. Soprattutto le ultime scelte per i convogli criminali sono tipo top. C'è un'altra che sta venendo in senso opposto. Guarda, non ti tocco neanche. Seguimento del sospetto. E siamo in centro città. Non mi ricordavo fosse così complicato scappare da 3 stelle. Anche perché praticamente questo è un back to the future. Perché
Praticamente i contratti da fixer vecchi erano su questo modello qui. Ma perché mi costringe a tornare indietro quando io... Cioè, boh. L'unico modo per raggiungere la meta è arrivare su quest'isola. E sfruttare gli altri ponti. Per forza. Quindi fare così, madonna che com'è complicata qua la faccenda, raga. E oltretutto non va distrutto il veicolo. Centrale, siamo sul posto e cerchiamo ancora il sospetto. Ok, cambiamo ponte. Fanculo. Ma possibile siano tutti sopraelevati i ponti? Non lo so. Tanto questo lo alziamo per precauzione. Forse è nascosto nel parcheggio. Andiamo a vedere. No. Non andate da nessuna parte. Voi non andate da nessuna parte. Nessuna parte. Da nessuna parte. Ci vado prima io. Ok, ci siamo. 948 a... Ritirata spettacolare. 21 su 40. Oh, adesso stiamo tranquilli, dai. Prossimo contratto da fixer, signori. Numero 22. Eccoci qui. Siamo a The Loop. Bersagli multipli. Devo trovarli e farli fuori. Sarà più facile se riesco a coglierli di sorpresa. Ma va. Neutralizza entrambi i bersagli. Con sta macchina qua andiamo molto bene. Sarebbe bello tipo starli dietro senza che vedano. Magari poi il problema è che se ci identificano e partono all'inseguimento, non credo abbiano una destinazione per ora. Non l'ha neutralizzato, che palle. E non so se è il gioco che è rotto, magari loro che evitano qualcosa, non lo so. Certo, proprio dei down. E chiedo scusa, i down stanno guidando queste macchine qua, mia inclusa. Scherzo. Ok, uno è andato. Anche l'altro? No. Ok, un bersaglio eliminato. 911, la natura dell'emergenza? Addirittura, che botto! 170 metri, ma adesso ti richiappo, mica pensi che sia finita qui. Anzi. Ah, pensavo girasse. Ok. Certo, il fatto di essere dovuto scendere e ammazzarlo è un po' brutto, Comunque questo è un contratto da fixer, niente male. Se l'avessi saputo prima che c'erano dissuasori. Oh, bello. Giro mortale, in tutti i sensi, 2 minuti e 30, buono così. Cioè, più facile questo di quello prima, però ok. Va bene.
23 su 40. 24esimo contratto da Fixer, ragazzi. Questo chiuderà il terzo video su 5 dei contratti da Fixer. Poi ne rimarranno due. Il prossimo sarà dal numero 25 al numero 32, poi dal numero 33 al numero 40. Vediamo cosa c'hanno da dirci. Volante in meno per la polizia non sarà certo un problema, ma possono rintracciarla. Dovrò far disattivare il tracciamento dai miei amici prima di... Cosa? Ottieni esattamente cosa? Qualcosa che sta molto più su. Oh, quel macchinozzo là. Not bad a vederlo, eh. Una macchina della polizia. Fuggi dalla polizia con la macchina della polizia, giustamente. Aereo in arrivo. Vai, fuori uno. Agente richiede aiuto, c'è un uomo a terra, ripeto, unità a terra. Cazzo, sono ferito. Che palle però. Troppo veloce. Accosta subito. Tua madre accosto alla porta e me la sbatto a sangue. Non avete sentito niente, eh? Bene, così siete bloccati, stronzi. Ok, contatto da Fixer, niente male questo, eh. Se poi si rivela davvero essere così, not bad. Ma quali blocchi? Ma sì, ma va. Che c'è? Non mi trovate, brutti stronzi. È vero che, essendo una macchina della polizia, c'hanno il tracciamento. Ma noi si fa così. Perché noi siamo the gang. Non l'ha neutralizzato, che palle. Così poi ce la scappare un'ulteriore volta. Attenzione, polizia. Una volta disattivato il tracciamento. Provo ad andargli addosso, occhio. Fermo, o apriamo il fuoco. Sono un coglione, era già aperta. Certo, mi serve aiuto. Occhio. Boom. Ok, adesso fuga seria. Accosta subito. Ora gli vado addosso. Fermo dove sei. Attenzione, una volante potente. Mi devo liberare. Va bene, allora sei stronzo, eh. Sì, vai con le strisce chiodate, vai. Sei molto utile. Fermo dove sei. Ci stiamo andando addosso. C'è qualcuno neutralizzato per forza. Ok, neutralizzato quello che mi sta inseguendo. Forse ce la facciamo. Ecco, non più, solo in due. Sicuramente la macchina andrà consegnata da qualche parte, sicuro. Mi vado addosso. Buono così. Buono così. Corri, sei coraggio, forza, corri. 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 È nascosto nel parcheggio. A tutte le unità, il sospetto è ancora in zona, troviamolo. Ci ve l'ho ucciso, zio, ti devi togliere da oglioni. Ti devi togliere da oglioni. Tipo, c'ho reputazione a zero. A zero proprio. Bene così. Tracciato.
24 su 40. Finisce qua la terza parte di contratti da fixer. Due cacciatori danci sono nella foresta. Cosa? E allora ragazzi, ci vediamo alla terza parte.